Buongiorno, allora questo vlog è un vlog a caso, vi dico così perché sinceramente ho registrato delle piccole clip perché siamo andati al centro commerciale di Arese per fare shopping e ho comprato un bel po' di cose. Questa clip praticamente che sto registrando adesso è il terzo giorno. Vi spiego meglio in poche parole ve velocemente. Allora, io sono andata da Rese, praticamente era mercoledì. Oggi è venerdì e perché vi dico questo? Perché sinceramente siamo andati ad Rese la mattina, era presto, erano le 10 quando siamo arrivati lì. Abbiamo fatto colazione, infatti vi dico anche i prezzi così almeno li sapete. Allora, scusate, ho cambiato posizione perché mi fa male il braccio e devo per forza appoggiare il telefono, perché tutte le volte che lo tengo così, dopo 2-3 secondi, non so perché, non riesco a tenere il cellulare, forse perché è pesante e mi fa male il braccio. Comunque, in poche parole vi spiego. Allora, siamo andati a... No, dove ero rimasta? Alla colazione. Allora, erano più o meno le 10. Abbiamo fatto colazione a Minuto di Bauli, praticamente, che avete visto la clip, per un caffè, un cappuccino e due brioche, 6,10 euro ho speso. Allora, il caffè 1 euro, il cappuccino 1,50 euro e le brioche 1,80 euro. Allora, le brioche potevate scegliere voi il gusto, tipo la crema, cioccolato, pistacchio, poi altre cose che non mi ricordo, altri gusti. Vi assicuro, era buonissimo, la brioche con la crema fatta da loro, strabuona. Andate da Minuto di Bauli, che vi ho fatto vedere, è strabuono. Se dovete andare ad Arese, andate in quel bar perché ne vale la pena spendere 1,80 euro per una brioche piccola, perché era molto molto buona, che poi non era piccola, era giusta. Beh, vi assicuro, andate lì che è buonissimo. Per cui vi faccio vedere lo scontrino. Ovviamente, ripeto, tutte le clip che ho fatto, che durano praticamente poco, e infatti ho visto tutte le clip, le ho messe insieme, durano 3 minuti. Volevo dirvi sia i prezzi e dove andare sia a mangiare che a fare colazione se andate ad Arese. Non ho ripreso dentro tutti i negozi specialmente quelli da Primark. Io ho fatto shopping da Primark, ma non ho preso dentro il negozio perché c'era un casino di persone. Per andare alla cassa ci mettevi un'ora barra 2 ore solo per andare a fare la fila alla cassa. Per andare in un camerino per provare i vestiti ci mettevi anche lì un'ora e era pieno, mai stato pieno il mercoledì, il centro commerciale d'Arese, sinceramente, mai. Io tutte le volte che andavo alla mattina in settimana c'era pochissima gente, invece quel giorno c'era un puttanaio e non riuscivi a vedere le cose perché poi troppe persone con affollamento, sinceramente. È la cosa che odio, per cui ho fatto veloce. Infatti ci ho messo no, 2 ore e mezza solo per comprare le cose da Primark, per farvi capire. Per cui non ho ripreso anche per rispetto delle persone, perché sinceramente non è bello riprendere le persone. Allora per me era un po' complicato riprendere. Poi o riprendevo o facevo shopping e sinceramente non ho ripreso. Poi vabbè, siamo andati al negozio Maison du Monde, se non mi sbaglio, ma non ho trovato niente perché non mi piaceva niente. Poi i prezzi, sinceramente, erano esagerati. Poi siamo andati ad altri negozi che però non ho ripreso neanche lì. Dopo, quando abbiamo finito metà negozi, che era mezzogiorno, siamo andati a questo ristorante Calavera, si chiama. Allora, abbiamo speso 40,20 euro in due. Io pre ho preso il poké col salmone, che era non mi piaceva tanto, e ho speso 12 euro solo per un piatto di poké che avete visto. Il mio ragazzo ha preso sandwich, che avevate visto nel vlog, nella clip, e ha speso 10 euro. E poi abbiamo preso l'acqua
qua che costa 1,70 euro. I tacos, che erano quelle specie di patatine con avocado e salmone, quelli lì non mi sono piaciuti tanto. Poi ho preso il frozen alla fragola che costava 4 euro. Allora, se volete andare a questo ristorante, non è male. È abbastanza buono, si mangia bene, i prezzi sono buoni, però vi consiglio di non prendere il salmone, perché sinceramente il salmone a me, dato che io sono una che mangia il salmone crudo, e con la soia è stra buono, specialmente se vado al sushi. Lì, sinceramente, il poké non mi è piaciuto. E tantomeno il salmone non era fresco come si deve, in poche parole, cioè per farla breve. Se volete, andate a questo ristorante Calavera dove mangiate lì dentro nel centro commerciale di Arese, se volete. Io vi consiglio questi poi. Però mi sono trovata bene, cioè, è stato giusto. Per gli acquisti, li vedete nel prossimo vlog. Sì, nel prossimo vlog. Sto già andando in confusione. Gli acquisti che ho fatto li vedete nel prossimo video dello shopping. Ho voluto dividere shopping e vlog perché secondo me è più bello. Poi fatemelo sapere sotto nei commenti se preferite un vlog con lo shopping insieme. O preferite shopping separato e vlog dove vi mostro praticamente le altre cose. Scusate se ripeto sempre le stesse parole, ma non so perché, ma quando sono agitata così devo fare le cose, diciamo, ripeto sempre le stesse parole e non riesco poi a ricordarmi. Oh mamma, non riesco poi a ricordarmi le parole che ho detto. Mi sta cadendo pure il telefono. Fermo lì, ok. E niente, allora io ho speso quasi 200 euro sugli acquisti che ho già registrato il video, infatti mi sono dimenticata di finire questo vlog e vi dico anche che siamo stati lì siamo stati lì praticamente. Siamo stati al centro commerciale praticamente che fino alle 2 del pomeriggio, perché io poi alla sera dovevo andare a lavorare, per cui dato che ho preso un permesso alla mattina per il lavoro e allora ho cercato di fare tutta la mattina fino alle 2 del pomeriggio e poi alla sera dalle 6 fino alle 11 e mezza di sera sono stata a lavorare, per cui poi alla fine non ho ripreso e non ho finito di fare questo vlog, per quello che adesso la clip la sto facendo venerdì perché dopo questi 2 giorni tra lavoro e altri impegni sono stata diciamo era complicato finire di fare il vlog, per cui lo sto finendo adesso che questo vlog voi lo vedete martedì. E vi dico anche che sabato non ho pubblicato niente perché ho visto che in queste settimane qua le visualizzazioni erano poche. Cioè, non erano. Ho visto che i 3 video che ho pubblicato in questa settimana sono state sì o no 50-20 persone. E allora ho deciso di non pubblicare sabato, di lasciarlo libero e così almeno recuperate i video che avete perso. Perché sono stata un po' delusa sulle visualizzazioni che si sono scese. Non so perché. Che poi i video non duravano più di 20 minuti, duravano 10-12 minuti, massimo 18, non di più. Per cui non ho capito, cioè, mi chiedete di fare i video che durano meno e poi alla fine le persone non li guardano, guardano di più quelli che durano di più. Non lo so perché questa cosa. Comunque, per quello che non ho pubblicato sabato, questo è quello che è successo. Volevo spiegarvi queste cose qua. Infatti c'ho gli scontrini, ma le cose che vedete adesso vi faccio vedere. I sacchetti che vedete, più quello lì, questo di Victoria's Secret, che ho già messo tutto via, ho già messo tutto in ordine perché ho già registrato lo shopping degli acquisti che vedete, se non sbaglio, giovedì.
adesso spero di riuscire a montare, ma spero di sì. E poi vi farò un vlog per spiegarvi, diciamo, in queste settimane per me sarà un po' complicato registrare e montare video per il fatto del lavoro, per cui poi vi farò sapere nel prossimo vlog. Intanto volevo finire di fare questo perché sennò vedere un vlog così alla cavolo era un po' brutto, per cui volevo spiegarvi queste cose, quello che ho fatto in poche parole. Scusate se dovevo registrare di più, però appunto, dato che ero tutta, praticamente ero di fretta, e infatti anche lo shopping l'ho fatto un po' di fretta perché poi dopo dovevo andare a lavorare, ci volevo un'ora, 2 ore andata e ritorno per andare a Milano e sinceramente ho fatto tutto di fretta e non sono riuscita a farvi vedere niente, per cui scusate se adesso sto parlando. Comunque questo vlog è un po' diverso dagli altri. E niente, vabbè, ho parlato fin troppo, direi che 10 minuti è anche abbastanza. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, anche se era diverso e non vi ho fatto vedere un cavolo, ma giuro che la prossima volta vi farò vedere di più e starò zitta, non parlerò. E detto questo, fatemi sapere se siete curiosi di sapere cosa ho comprato, cosa ho acquistato, ma tanto poi vedete il video, sperando giovedì. E niente, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video o al prossimo vlog, chi lo sa. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!